Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi parleremo di marchi sostenibili, semplicemente perché io ho colto un po' di sorpresa con l'ultimo video haul in cui vi ho fatto vedere questi vestiti che ho ricevuto da questo brand sostanzialmente di fast fashion e ho deciso oggi quindi di rimediare, tra virgolette, con cose invece sostenibili. Quindi sappiate che, penso però che si sia già capito, che comunque sul mio canale vedrete un po' tutti i contenuti a questo punto. Se valuterò diciamo che una collaborazione mi ispira o cose di questo genere, o semplicemente per portare nuovi contenuti, perché ultimamente mi sta diventando un po' complicato, diciamo, portare sempre nuovi contenuti, cose innovative e quant'altro. Ho pensato che ogni tanto, occasionalmente, magari qualche collaborazioncina anche con qualche brand fast fashion che magari mi ispira particolarmente, come quello appunto dell'ultimo haul, magari ci potrebbe scappare. Comunque, insomma, sempre però tenete conto in mood Silvia, quindi significa sempre che se mi fa schifo, mi fa schifo, quindi ve lo dico e se invece mi piace molto vi dico anche quello. Ecco, diciamo che siccome questi sono recensioni non pagate totalmente, almeno quelle del video precedente sono recensioni completamente non pagate, ovviamente vi dico esattamente quello che penso e quello che secondo me fa schifo e non lo fa. Comunque, vabbè, al di là di questo, chiudiamo questa piccola parentesi e passiamo a questo haul, che sarà in realtà un mini haul, perché come vi dicevo, comprare second hand e comprare da brand sostenibili qui in Arabia Saudita è praticamente impossibile. E adesso vi spiego però come sono riuscita a farlo. Allora, primo acquisto che vi faccio vedere è questo bracciale di Cézanne, che ragazze, questo bracciale è diventato proprio il bracciale Silvia, cioè qua sopra doveva esserci scritto Silvia, non Cézanne, ecco, perché questo è esattamente, cioè poi guardate, io adesso l'ho abbinato con questo orecchino, che anche questo con la conchiglia, e veramente ragazze lo adoro. Avessi saputo avrei preso anche l'anello, e adesso vi spiego perché ho scoperto dopo aver comprato questo che la mia praticamente migliore amica di qui in Arabia Saudita me l'aveva comprato per il compleanno, quindi praticamente penso che questo qua lo porterò su per un po', poi quando lei mi darà il mio per il mio compleanno e quello che ha preso lei per il mio compleanno, questo lo metterò in vendita, quindi sappiate che probabilmente insomma vedrete questo in vendita presto, quindi se vi piace fatemi sapere, perché purtroppo ho fatto questa stupidaggine che appunto l'ho comprato e niente, vabbè, lei me l'aveva regalato per il compleanno. Comunque, vabbè, al di là di questo, il bracciale è veramente una cosa spettacolare, ragazze, cioè veramente bellissimo. Io l'avevo visto da Nicole Ballardini, che penso abbia una collaborazione appunto attiva con Cézanne, e l'avevo veramente adorato. Aspettate che lo tolgo e ve lo faccio vedere da più vicino. Io, ragazze, cioè lo adoro, è fatto veramente bellissimo, è veramente una cosa splendida. Dentro c'è il timbro Cézanne, questo lato è fatto così, cioè secondo me è speciale, cioè veramente da quando l'ho ricevuto non lo tolgo mai, e per cui vabbè, sappiate che quello che verrà messo in vendita sarà quello completamente nuovo, quindi sarà un oggetto completamente nuovo di Cézanne a essere messo in vendita. Comunque vabbè, chiudiamo anche questa parentesi e passiamo all'acquisto successivo, perché passo subito all'acquisto che ho fatto. Allora, questo qua arriva dalla Francia. Voi dovete sapere che Cézanne non spedisce in Arabia Saudita. E come ho fatto quindi a ricevere questo pacco? Adesso ve lo spiego dopo che vi faccio vedere l'acquisto successivo. Allora, questo acquisto che adesso vi faccio vedere è il mio primo acquisto fatto su Vinted, che sapete essere un'app di vendita di lusso usato, no, scusate, di lusso, di sia lusso che cose di altre marche, ecco, francese. Quindi entrambi, sia il bracciale che questo oggetto qua che adesso vi faccio vedere, di cui tra l'altro sono entusiasta, arrivano entrambi dalla Francia. Quindi adesso vi spiegherò poi alla fine, dopo aver fatto vedere questo oggetto, vi spiegherò come ho fatto a riceverli qui. Allora, l'oggetto in questione è questo blazer, e voi direte: ma Silvia, ma cioè tu avevi già un blazer identico a questo? No ragazze, questo è il blazer dei miei sogni, l'avevo visto la prima volta da Emma Hill, che l'aveva pubblicato sia su Instagram che su YouTube, e me ne ero innamorata, ragazze. Questo è il blazer Madeleine di Anne Bing, cioè io sono stata dietro per tipo ormai quasi 4 anni, sono 4 anni che io cercavo questo blazer nel mondo dell'usato, perché era sold out ovunque, non si trovava, era carissimo, e finalmente l'ho trovato. Tenete conto che questo blazer costava intorno a tipo i 300 euro, io l'ho pagato 150 su Vinted, ho speso chiaramente un pochino per le spese di spedizione, perché se non sbaglio ho speso mi sembra che costasse 145, io ci ho aggiunto, mi sembra, 5 euro di spese di spedizione in Francia, e poi vi spiegherò come è arrivato qua. Comunque il blazer in questione, ragazze, è un blazer favoloso, ha un tessuto pazzesco, come vedete appunto di Anne Bing,
E ragazze, non lo so, è tutto in rilievo. Cioè, a differenza di quelli che si comprano di solito da Zara, che sono piatti e stampati, questo qua è tutto in rilievo. Cioè, veramente è una cosa spettacolare. Poi, se riesco, ve lo faccio vedere anche indossato, perché non lo so. È il blazer della vita, ragazze. Questo è il blazer che, cioè, io sognavo da 4 anni e cercavo incessantemente su Depop, su ovunque. Veramente l'ho cercato su Vestiaire Collective, era sempre sold out, e finalmente sono riuscita ad averlo. Quindi, veramente, ragazze, questo è il mio bimbo adesso, perché lo adoro. E poi era in perfette condizioni, forse aveva un filetto tirato in un punto, ma c'è proprio una stupidaggine che neanche si vede. Questo qua, non so se si vede che c'ha un pezzetto, ma credo che sia un difetto del tessuto, perché non è neanche un filo tirato. Quindi è proprio, ragazze, i blazer della vita. Sono veramente entusiasta di questo blazer. Come, vabbè, mi senti a parlare di questo blazer quasi come se fosse una persona. Mi sento un po' psicopatica ogni tanto. Comunque, vabbè, al di là di questo, niente, adesso vi spiego velocemente come ho fatto a far arrivare un pacco da Cézanne e un pacco da Vinted, quindi dalla Francia in Arabia Saudita. Allora, non so se avete mai sentito parlare di Shopship, che non è partner di questo video assolutamente. Ne parlo perché ce l'ha una mia amica, la stessa che appunto mi ha preso questo. Shopship vi permette di avere tutta una serie di indirizzi in tutto il mondo, e quindi anche potete sostanzialmente farvi spedire delle cose che in Italia per esempio non si trovano, o in questo caso in Arabia Saudita non si trovano, e ve le potete far spedire veramente a prezzi irrisori qui in Arabia. Pensate che per farmelo spedire io appunto ho speso 145 euro di blazer, poi ho speso 5 euro più o meno di spedizione dentro la Francia, perché l'indirizzo che ho usato era francese, e poi ho speso 60 SAR, mi pare, per farlo arrivare qua. 60 SAR sono 15 euro, quindi veramente, cioè, è pochissimo rispetto al solito. Di solito tenete conto che se scegliete tipo i corrieri, di solito vi arriva, a parte che ci mette magari mesi, tipo la mia collana, quella di Pan Am Design, che ci ha messo 4 mesi ad arrivare, cose di questo genere, di solito costano anche sui 40 euro. Quindi spendere 15 euro di spese di spedizione, ho detto vabbè, ok, cioè mia, assolutamente, li ho spesi tutti, e infatti sono stata contentissima. Stessa cosa questo, però questo, essendo un pacchetto più piccolo e anche più leggero, perché tutto va a peso, praticamente ho speso 18 SAR per far arrivare questo qui in Arabia Saudita. 18 SAR sono 5 euro, quindi veramente, cioè, secondo me è una figata assurda, veramente, infatti sono super contenta. E niente, poi tra l'altro, se vi dovesse interessare un video su Shopship, mi informerò e vi farò un video su questo servizio, perché è veramente un servizio che mi sta salvando la vita e sto adorando. Comunque, vabbè, chiudiamo questa parentesi su Shopship. Adesso passiamo all'ultimo acquisto. Questo qua è un acquisto di seconda mano, come anche il blazer, quindi questo era nuovo, gli altri due invece erano di, diciamo appunto, seconda mano. E questo vestito è un vestito che, dovete sapere, tutto questo è legato a questa mia amica che ho qua in Arabia Saudita, che tra l'altro anche lei è italiana, che praticamente aveva questo vestito nel suo armadio. E mi ricordo una volta sono andata a casa sua, mi ha fatto vedere appunto, insomma, il suo armadio, perché siamo tutti un po' fissate di vestiti, scarpe, borse e quant'altro, e vedo questo vestito e dico no vabbè, ma che carino questo vestito, poi i pois sono proprio mio stile e quant'altro. E niente, lei un giorno mi fa: senti, guarda Silvia, se vuoi io sto pensando di vendere il vestito di End of the Stories che ti piaceva, quello qua, se vuoi provarlo e vedere se ti sta bene, e se lo vuoi, insomma, lo prendo, cioè te lo porto, e così puoi pensare se prenderlo. E niente, vabbè, io quindi l'ho provato, mi è piaciuto un sacco, ve l'ho fatto vedere anche nelle stories, magari ve ne lascio, comunque vabbè, faccio sempre vedere tutto comunque indossato. Il vestito è veramente carino, tenete conto che l'ho pagato circa 25 euro usato, quindi insomma neanche così tanto, è tutto in chiffon con le ruche sul collo, e le ruche ci sono anche qua sulla manica, con tanto anche di fiocchettino. Il fiocchettino c'è anche qui davanti, quindi si fa il fiocchetto e rimane qua un po' aperto. Il vestito è molto largo, quindi come vedete è molto comodo, e tra l'altro arriva anche sotto il ginocchio, quindi posso metterlo qua in Arabia Saudita, quindi, cioè, non per andare in giro fuori dal campus, ma dentro il campus posso usarlo, e quindi l'ho preso al volo. È veramente carino. Il retro è semplice, quindi non ha niente di particolare, appunto è di End of the Stories.
Che tra l'altro io non so se voi, ma io di End of the Stories non compro quasi mai perché costa troppo caro. E quindi aver pagato un vestito 25 euro sono soddisfatta. E tra l'altro poi appunto l'ho comprato da questa mia amica che so come tiene le cose, infatti il vestito era in tonso. E niente, quindi sono super contenta anche di questo vestito. E niente, questo era il mio mini haul sostenibile di oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.